Bene, amici di AndreaGaleazzi.com, io sono Alfa 1 e adesso vi faccio vedere cosa posso fare. Auguri per il primo anno di blog, grazie Alfa 1. Vai Gabri, gioca a calcio, tira il calciaccio. No, cosa ha fatto? L'ha spaccata indietro. Calcio. Bella, scivolata. Senti, facciamo un po' a pugnazzi. Ok. Pugnazzo. Vai che abbiamo vinto, vittoria. Gabri, fai giocare un po' me. No. Dai. No. Dai. No. Dai. No. Bene amici, è stato molto difficile strapparlo dalle mani di mio figlio, ci siamo veramente molto divertiti. Lui è Alfa 1S, alto 20 cm, ha 16 servomotori con 16 gradi di libertà, che se combinati tra loro e programmati possono fare veramente ogni azione a questo robot. Ha un altoparlante da 3 watt e forse un filo rumoroso quando si muove nei servomotori, si sente quasi più la rumorosità del robot rispetto all'altoparlante, ma è molto divertente da programmare. Come si fa? Beh, ci sono varie possibilità. La prima è usare l'applicazione disponibile per Android o per iOS. Ve la faccio vedere, andiamo qua. Prima di tutto si trova Alfa 1S, ci si connette via Bluetooth. La connessione è davvero molto semplice e stabile soprattutto. Menu principale, demo azioni, e sono delle azioni preimpostate, ce ne sono veramente di carine, le avete viste prima nell'anteprima. Per queste azioni è sufficiente premere play e lui le eseguirà. Per esempio il push up. Guardate. Eh sì, sta proprio facendo le flessioni. Ma riuscirà ad alzarsi? Grande Alfa 1, ce l'ha fatta! Se andiamo indietro abbiamo due altre possibilità. Il gamepad, abbiamo visto prima, si può comandare il robot, si può far andare avanti, indietro, destra, sinistra. Ci sono qua delle azioni preimpostate, vedete, avanzamento, cade in avanti, cade indietro, sia per quanto riguarda le azioni di calcio, sia per quanto riguarda i combattimenti. Vedete, nel menu qua è grigino, ma arriverà anche l'opzione ballerino. Si possono poi creare azioni come quella che ho creato io all'inizio. Basta aggiungere un'azione, il robot entrerà in modalità programmazione. Cosa vuol dire? Che diventerà un cascamorto, vedete? E vi spiego perché. Perché voi lo potrete mettere nella posizione che più desiderate. Eccola qua, che vi piace. La mettiamo per esempio così. Gli diamo aggiungi. Poi ne possiamo aggiungere un'altra. Per esempio lo possiamo mettere in piedi con le braccia alzate, anzi abbassate. Facciamo così, no? Le alziamo tutte e due, segno di vittoria. Aggiungiamo qua nell'applicazione. E poi basterà dare play. Guardate, finito. Riproduci. E lui riprodurrà esattamente l'azione che abbiamo programmato. In questo menu vedete le azioni che abbiamo creato, le azioni che abbiamo scaricato. Eh sì, perché c'è una gran community dietro, quindi si possono anche andare a scaricare tantissime azioni. Eh sì, perché qua nella home page vedete ci sono le varie azioni che gli utenti hanno creato, divise per show, danza, sport, storie, istruzioni o canzoni per bambini. Per esempio, se entriamo in danza, possiamo filtrarle per i più famosi oppure più divertenti. Andiamo a prendere la prima, più divertente. Abbiamo una veloce anteprima del movimento del robot. E se ci piace possiamo scaricarla sullo smartphone, sincronizzarla col robot che ha una sua memoria integrata qua sotto con una micro SD e poi fargliela fare. E adesso lo vedremo ballare. Eccolo, in questo caso l'audio esce dallo smartphone. Oltre che con iOS e con Android è programmabile anche con il PC, con il Mac, si può scaricare dal sito il software. A cosa serve? Ma sostanzialmente a nulla, anzi no, a una cosa fantastica, a passare ore e ore e ore con vostro figlio, a programmarlo, a divertirvi, a fargli fare le azioni più disparate, e questo veramente non ha prezzo. Anzi sì, ce l'ha un prezzo, purtroppo 450 euro, eh sì, non costa poco, però è veramente divertente. Una figata inutile, un saluto da AndreaGaleazzi.com.